Da oggi, per accedere ai musei su tutto il territorio nazionale, è obbligatorio esibire il Green Pass, che attesta varie condizioni, o di guarigione, o di avvenuta vaccinazione, o di tampone, naturalmente negativo, effettuato nelle ultime 48 ore. Letizia Lizza, direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo. Debutta dunque il Green Pass. Letizia Lizza, come vi state organizzando? Gli operatori museali incaricati nei servizi di accoglienza dovranno verificare la veridicità di questo Green Card attraverso un'app governativa, verifica C19, che ha un QR code, e quindi attraverso l'applicazione controlleremo questo QR code insieme anche a un valido documento d'identità. Rimangono vigenti tutte le altre normative finalizzate al contenimento del contagio, e quindi percorsi monodirezionali, ingressi contingentati, distanziamento, utilizzo della mascherina durante il percorso di visita. Quali sono le sensazioni di Letizia Lizza? Allora, noi chiediamo ai visitatori tanto spirito di collaborazione, tanta pazienza e solidarietà, perché comunque questo non è un momento facile per chi lavora nei musei, ovviamente il primo giorno anche per noi, quindi siamo tutti un pochino disorientati e cercheremo al meglio di attuare una norma che è nazionale. C'è anche una grande contraddizione, se vogliamo, un paradosso, perché per esempio nei centri commerciali non è previsto il Green Pass. Esatto, anche nei luoghi di culto, dove sono presenti ad esempio affreschi o opere d'arte, durante la liturgia non è obbligatorio il Green Pass, mentre invece per esaminare, per ammirare le opere d'arte sì. E noi pensiamo che probabilmente ci sarà un allineamento di tutte quelle che al momento forse ci sembrano delle contraddizioni.